ce ne sono molti. Diciamo che forse la cosa più, ci sono, diciamo, la cosa più divertente è stata quella durante la conferenza, perché queste donne non è che erano tutte sempre d'accordo, come si sa, e dunque ogni tanto c'erano le grandi conflitti latenti che poi ci metteva subito a tacere. Allora c'era, diciamo, non facciamo nomi, c'era un conflitto tra Mirna e una. E lei, siccome è sempre gentile, si metteva vicino a Mirna, cercava di via lascia perdere. E a un certo punto, mentre stavamo girando la conferenza stampa, che io sempre sono molto, tutti devono stare sul set, precisi e tutti, lei è una soldato, vedo Angela e Mirna in un angolo che fanno le parole crociate. Allora io con la macchina da presa, non posso credere che due attrici che fanno praticamente, sono due soldati, si sono messe sul set a fare le parole crociate. Ma no, guarda, bene, sì, due facevano orizzontale, perché la dico, scusa, Angela, scusa, che cavolo state facendo? E lei mi fa, no! Dopo mi ha spiegato, facevamo insieme le parole crociate, così ci sbolliva la rabbia verso l'altro. Questa è una cosa, l'altra è quella che è legata alla scena, per chi l'ha visto, secondo me straordinaria, di Mirna in salotto, quando sono tutte le donne insieme, lei fa una cosa meravigliosa, il capo comico, che è ubriaca, sì. Ed è indimenticabile che lei arrivava sempre col copione, il suo copione era messo in una cosa di pelle, con sopra il suo nome che gli avevano regalato, molto vecchia, e arrivava tutta precisa, in genere diceva, sono la prima del gregge, per tutte queste donne che arrivavano, e quando è arrivata, ha visto che avevo già messo la macchina tutto, e avevo buttato tra i divani un cuscino per terra, e lei ha caduto su per terra. Cioè, secondo te, io devo andare a finire su quel cuscino per terra, la signora Vivi, no? Allora io gli ho detto, sì, devi andare a finire su quel cuscino, ti devi ubriacare, devi votare il sacco una volta nella vita. E vabbè. Però siccome sapevo che sarebbe stato molto emotivo la cosa, gli ho messo due macchine, in modo che una era sicuramente, e infatti lei si è buttata per terra e l'ha fatto. Beh, scusa, quando io sono arrivata sul set la prima volta, il senso era, io facevo la figlia di Mirna Lisi, e appunto, già questo. No, nel senso che questa è tua figlia, io mi sono sentita proprio Pinocchio. Cioè, una donna così bella, invece sua figlia voleva dire, mi scusi. E lei, io non avrei mai avuto questo coraggio. Cosa ho detto? No, che mi hai fatto fare la figlia di una donna così bella, io, con questa faccia che ho, e ho visto lei e volevo scusarmi. Perché tu stai sempre con quest'aria modesta. Vabbè, ma lei è di una bellezza, scusate, eravamo con due occhi, sempre così a guardarsi, bellissima. 80 anni, ma una roba bella in tutti i tempi, bella. Sì, c'è un'immagine, la più bella di Mirna, durante la processione. Quando cammina dritta. Cammina dritta. Dritta con quel portamento, no? Insomma, al sindaco. Ah, sì.